Buonasera e bentornati a Pagina 9, edizione, come diciamo sempre, tra virgolette, elettorale, perché parliamo di elezioni di Grosseto, siamo ormai vicinissimi, abbiamo con noi il candidato sindaco di Viva Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna. Aspetta, si riparte, che stavolta sono... Buonasera e bentornati a pagina 9, edizione dedicata alle elezioni di Grosseto, manca veramente poco e questa sera come vedete dal titolo è con noi Anton Francesco Vivarelli Colonna di Viva Grosseto, buonasera Buongiorno. Vivarelli Colonna. Buonasera. Allora, eh, come a tutti i candidati la prima domanda eh, quando ormai stiamo arrivando alla fine del, del percorso elettorale è come è andata diciamo, questa... Uh, questa avventura possiamo dire perché insomma lei ricordiamo proprio intervenne da noi nella rassegna stampa uh, il giorno in cui sciolse un po' le riserve e, insomma è stata una campagna molto lunga ripartiamo anche dal perché ha deciso di, scegliere, di scendere in campo e soprattutto ecco come an sono andati questi mesi di Sono stati mesi entusiasmanti, mesi affascinanti. Ho deciso ovviamente di dedicarmi alla politica abbandonando a 46 anni tutto quello che avevo fatto fino a quel momento quindi buttando il cuore oltre l'ostacolo in un certo senso perché non potevo più resistere nel vedere Grosseto ridotta come è ridotta. E non potevo più resistere nel vedere una classe politica che ha amministrato in maniera grigia, in maniera rigidista... Eh, in maniera poco reattiva nei confronti di una crisi congiunturale che ha versato tutti i settori e che secondo me questo tipo di reazione sarebbe dovuta essere un pochino più aggressiva, un pochino più forte. Ecco, non sopportando più questo livello di degrado, il tasso di disoccupazione, il crollo delle imprese, il crollo anche della nostra immagine come Grosseto a livello di importanza a livello regionale, ho deciso per amore per la mia terra, per amore per la mia maremma di dedicarmi attivamente, positivamente, come una specie di chiamata vocativa alla nostra Grosseto. Ecco, è stata un'esperienza lunga perché quando ho cominciato il centro destra, diciamo la mia coalizione di riferimento era molto frammentata, era molto variegata, quindi c'è stato un grande processo di riunificazione, di coesione c'è stato un processo che tra l'altro è stato il primo ad essere stato fatto a livello nazionale e che ci pone quindi anche come sorta di esempio no? per tutta l'Italia, eh, per una ricostruzione di un'alternativa ad un PD che non ci soddisfa e che quindi giustifica la nostra presenza. Sono stati tanti mesi che mi hanno permesso di incontrare capillarmente oltre 40.000 cittadini, di conoscere benissimo i problemi relativi alle frazioni, ai, ai quartieri e a tutta Grosseto in generale, di farmi anche un'idea compatibile con quelle che sono le finanze e le potenzialità di un'amministrazione comunale di come si possa uscire, di come si possa invertire questa tendenza nefasta. Che ha ridotto purtroppo grosseto allo Stato che tutti noi oggi vediamo. Ecco, nella campagna elettorale lei ha cercato di far uscire molto questa immagine civica. Come si concilia uh, e come è riuscita a conciliare eh, l'apparire come un candidato civico pur avendo poi all'interno, come ha ricordato. Uh, anche i partiti e quindi quelli di riferimento di centro-destra? Ma io credo che la matematica non sia un'opinione e che la risposta si dia da sé. All'interno della mia coalizione che è composta da otto liste c'è una grossa componente civica perché non sono l'unica lista civica appunto appartenente alla coalizione e quindi il civismo deriva dal fatto che io non abbia mai avuto né tessere partitiche né appartenenze partitiche e che i personaggi cosiddetti all'interno, i candidati consiglieri delle liste che io definisco civiche abbiano più o meno avuto il mio stesso percorso quindi la civicità viene data dal fatto che nessuno di noi abbia mai partecipato all'amministrazione comunale o alla vita politica. Ci sono state delle voci capziose, per non dire faziose in questi giorni che mi vedono concentrato un pochino schiacciato sulla destra, niente di più falso, anzi semmai se, se c'è stata una virata nell'ultimo periodo c'è stata verso il centro-sinistra, perché abbiamo creato e costituito una lista definita prima Grosseto con un forte connotato civico che fa riferimento comunque ad un'ala centrista moderna, Moderata, al movimento Idea di Quagliarello e non ultimi sono entrati innestati l'Udc che per gli ultimi dieci anni ha fatto parte della componente di centro-sinistra quindi io più che fossilizzare l'attenzione sull'ideologia partitica che compone la mia coalizione pregherei il cittadino di visionare appunto le personalità, di visionare la vita e la storia e le carriere e, le val e il valore appunto professionale di ogni candidato perché amministra amministrare a livello locale sicuramente non è una cosa che possa essere essere confusa a livello ideologico politico ma deve andare sul pratico, sul concreto e sul pragmatico. Senta, a ogni candidato io insomma ho chiesto quello che forse è uscito di più non dalla sua campagna elettorale cioè quello che forse è stato captato di più nella campagna anche a livello comunicativo. Nella campagna di Anton Francesco Vivarelli Colonna è uscito molto questo io da definirei il bagno di folla. No? Un po' sembra un modo della vecchia politica no? quando si riempivano le piazze, che forse era un po' sparita nella politica molto mediatica e televisiva. Ecco, mh, quello che invece è uscito dalla sua campagna è comunque. Il bagno di folla lo stare tra la gente, non so se ho colto accolto, quello che poteva essere anche il messaggio che comunque è stato nella sua campagna. Ho colto un messaggio mh, conseguente alla mia campagna che non è stato prestabilito, premeditato, ma che è venuto da sé. Quindi eh, a livello di indicazioni di un grande entusiasmo sempre crescente, esponenzialmente crescente nel tempo. Io stesso mi ricordo ancora quando andai a Principina in una zona di bassa stagione, eh, incontrai oltre 300 persone, non me lo sarei mai aspettato. Qualcuno, qualche avversario in maniera un pochino anche strana ha detto che gli avrei pagati, assolutamente no, non ho pagato proprio nessuno. Sono tutte persone che spontaneamente sono venute a sentire la vera, unica novità di questa lotta politica per le amministrative comunali, perché io effettivamente sono l'unica, vera novità politica. Ecco, evidentemente forti anche del fatto che io sia stato abbastanza conosciuto come imprenditore, come presidente di Grosseto Fiere, come presidente di un'importante associazione agricola, che abbia combattuto nel tempo battaglie sindacali molto importanti, di rilevanza e ripercussione anche nazionale. Forse tutto questo ha tirato una certa curiosità, ma vi assicuro, non ho pagato mai nessuno per venirmi a vedere. Ecco, in questi incontri che comunque l'ha avuto tra la gente, quindi in eh, queste assemblee molto partecipate, ecco, cosa le hanno chiesto i grossetani? Che poi lei magari ha tradotto nelle priorità che metterebbe subito certo. davanti a tutto appena a allora, dovesse in, diventare sindaco. Innanzitutto noi abbiamo utilizzato un sistema di elaborazione del programma molto professionale perché abbiamo elaborato 13 gruppi e abbiamo fatto una piattaforma diciamo, programmatica in forma di linee guida che poi attraverso tutti questi incontri che ho fatto sul territorio ho proposto appunto ai cittadini. Eh, I cittadini hanno ascoltato la mia eh, proposizione e poi, ovviamente, hanno fatto degli interventi complementari, integrativi o delle osservazioni che poi hanno contribuito a, a migliorare il programma e ad affinarne alcuni aspetti. Eh, quella, la cosa che è emersa maggiormente, con forza e vigoria veramente sentita, è il problema del lavoro: il problema del lavoro che purtroppo sta affliggendo tutta l'Italia, ma in particolare Grosseto. Io so che oltre il 65% dei grossetani la ritengano la problematica di prima necessità di risoluzione, tant'è vero che proprio su questo caposaldo programmatico noi abbiamo concentrato tutta la nostra attenzione, riconoscendo che purtroppo a Grosseto abbiamo reagito peggio alla crisi, sono crollate molte aziende, io sono anche all'interno della Camera di Commercio, quindi ho il polso della situazione, abbiamo avuto anche una riduzione del 3,7% delle aziende agricole che rappresentano nel comparto agroindustriale comunque il 39% del prodotto interno lordo prodotto a Grosseto, quindi abbiamo avuto veramente una flessione che ha avuto una ricaduta ovviamente eh, conseguenziale nel patrimonio occupazionale, soprattutto giovanile, perché abbiamo quasi il 43,5% di disoccupazione giovanile a livello grossetano. E siamo purtroppo in tutti questi indici di parametrizzazione della nostra eh, Grosseto inferiori alla media regionale. Quindi noi siamo un pochino peggio di tutte le città. Diciamo della Regione Toscana. Tra l'altro, anche l'imposizione fiscale grossetana è la più alta di tutte le province della Regione Toscana. Siamo passati, abbiamo avuto un incremento del 60% in otto anni della pressione fiscale, siamo passati da 40 a 60%. Milioni quando probabilmente per compensare il decremento de dal centrale sarebbe bastato arrivasse a 5 milioni. Quindi noi vogliamo ridurre questa addizionale, vogliamo operare all'interno dell'IMU sulle eh, case, sulle, sui contratti, eccetera, per, ridurla, per ridurne appunto l'impatto fiscale. E poi necessariamente dobbiamo lavorare a livello di ricontrattazione di quella che è la tariffa sui rifiuti, che ci vede essere l'ottava città d'Italia con una spesa pro capite di oltre 260 euro che è insopportabile. A fronte di un servizio che poi non è quello dei migliori. E quindi bisogna veramente fare un lavoro che richiede una capacità di trattativa, una capacità contrattuale, che secondo me un ex proveniente dal mondo sindacale che ha combattuto battaglie importanti su tutto il territorio nazionale, una delle quali ha comportato anche l'abolizione dell'Imo Agricola, che pagavano gli agricoltori anche grossetani. Io credo che questa capacità di essere completamente slegati dal sistema, di essere completamente mh, mh, svincolati da ogni legame lacciuolo di tipo politico, eh, ovviamente ciò non significa che non abbia poi capacità interattiva con il PD, ovviamente se dovessi vincere. Ecco comunque questa capacità di affrontare il problema nel suo nucleo in maniera pragmatica e in maniera anche intelligentemente aggressiva, secondo me sarà un valore aggiunto per un sindaco che vorrà risolvere i problemi dei cittadini negli aspetti che ho descritto. Ecco un minuto prima di andare in pubblicità uh, la gente eh, nell'incontrarla perché a volte si discute no, su quello che chiede la gente e su quello che a volte anche si può promettere alla gente. Ecco, Lei ha chiesto più una politica delle piccole cose o una politica magari di due, tre, quattro opere, magari anche più costose, ma che possono essere definite prioritarie? È molto interessante questa domanda, mi è stato chiesto, perché c'è, si tende a sottovalutare molto spesso la conoscenza che il cittadino ha mm. anche dei problemi legati alla congiuntura avversa che ha avversato tutta l'Italia. Mi hanno chiesto di essere il poeta delle piccole cose e io mi sono infatti tale definito, quindi un sindaco che vada in mezzo alla gente, che sia eh, capace di comunicare con le persone, che abbia una maggiore frequenza di presenza all'interno dei quartieri e delle frazioni e che quindi possa generare la condizione attraverso tavoli di lavoro, commissioni e comunque un apprendizionamento dell'interattività di affrontare per mano, tenendo per mano i cittadini, i vari problemi che ci saranno, che saranno tantissimi, che saranno molti dei quali saranno anche ben al di sopra di quelle che sono le competenze di un sindaco, però è importante che il sindaco sia a contatto con il cittadino perché il cittadino sente la necessità di questa vicinanza, di questo contatto diretto, di potersi sfogare e di poter capire anche come mai a volte un problema non possa essere risolto. Allora, noi andiamo qualche istante in pubblicità, poi torniamo con Anton Francesco Vivarelli Colonna per parlare della sua corsa verso le elezioni di Grosseto. Siamo tornati con Anton Francesco Vivarelli Colonna, parliamo di elezioni amministrative di Grosseto. Un tema su, forte sicuramente che è entrato forte nelle campagne locali è quello della sicurezza. Forse anche questo per cui molti l'hanno accusata di essersi schiacciata a destra, perché comunque è stato un tema che sicuramente lei ha affrontato e che è importante nel suo programma. Ecco, una sicurezza che poi strada facendo abbiamo visto. È diventato un po' un tema toccato da tutti i candidati, ecco. La sua, la sua proposta è come affronta uh, questo tema e affronterebbe questo tema e, e lo affronterà nel caso in cui si sarà assicura. Sì. La sicurezza è un problema che siamo riusciti a portare in evidenza eh, purtroppo in campagna elettorale, perché prima eravamo gli unici che ne parlavano ed eravamo gli unici che ritenevano che la cosa fosse appunto degna di attenzione. Ricordo ancora alle regionali quando chiedemmo a più voci l'intervento del viceministro pubblico che mai venne. Ricordo quando venne poi il sottosegretario Bocci, finalmente prima delle primarie del PD, però purtroppo sulla nazione eh, il titolo della, del giornale fu eh, Grosseto oasi sicura, meno 3,7% di criminalità. Quindi io ho notato una grande distanza, un grande distacco tra la maniera di percepire il problema della sicurezza dalla parte istituzionale rispetto a quello che è il comune sentire del cittadino. Riconosco ovviamente con grande chiarezza che i tempi stiano cambiando, che ci si trovi ad operare. In un mondo globalizzato, che ci sia da gestire un, un processo che è quello della migrazione che è un processo che comunque va gestito e dal quale non possiamo permetterci di essere gestiti perché i processi soprattutto quelli difficili vanno comandati non vanno subiti e quindi un'evoluzione della società eh, importante che non può eh, porre grosseto nella stessa condizione in cui era dieci anni fa dove ci si poteva permettere di lasciare sotto lo zerbino di casa la chiave. Ecco sicuramente i tempi sono cambiati ma anche Qui bisogna reagire in maniera eh, più importante, in maniera più assonante con quella che è la mutevolezza appunto della società nella quale ci stiamo eh, ovviamente trovando a dover vivere e quindi bisogna affrontare la cosa con maniera, in maniera pragmatica, in maniera sistematica, in maniera sistemica e coordinata. Quindi, noi abbiamo per primi proposto addirittura l'idea della creazione di un assessorato alla sicurezza. Che si occupi prevalentemente appunto del coordinamento di un'eventuale task force, perché anche una cosa che va assolutamente potenziata è la comunicazione tra le varie forze che operano sul nostro territorio. Ovviamente la polizia municipale deve essere potenziata, deve essere potenziata non soltanto a livello di personale ma anche a livello di qualifica professionale con dei corsi specialistici che gli consenta poi anche di affrontare le sfide della nostra società che sono probabilmente diverse da quelle di dieci anni fa. Quindi abbiamo la, la necessità di rigenerare il e di mettere una grande attenzione su quella che è un processo di riqualificazione in generale del nostro corpo della Polizia Municipale, che è la Polizia del Sindaco, la Polizia del Comune. Ma accanto a questo ci deve essere l'apertura di un dialogo proficuo e fattivo con le forze diciamo, dell'ordine presenti sul territorio. Deve esserci maggiore coesione, maggiore sinergia. Economia, sviluppo attraverso il lavoro. Ecco, mh, quali sono le leve su cui il Comune di Grosseto può davvero puntare per uscire dalla crisi? Io credo molto nella comunicazione. Provengo dal mondo associazionistico sindacale, sono anche un imprenditore. Io credo nel team, credo nella squadra e credo nel, diciamo, nei, nei rapporti umani. Quindi io vorrò immediatamente creare un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria che contrariamente a quanto Renzi vada dicendo e vada facendo per me sono fondamentali per intercettare proprio il comune e sentire della rappresentanza di impresa perché le associazioni hanno comunque la capacità di sintetizzare quelle che sono le, impri, le impressionanti e numerose esigenze del mondo e delle rivendicazioni appunto del mondo di impresa che rappresentano e degli operatori dei vari servizi. Quindi per me saranno gli interlocutori fondamentali, io ho fatto già un incontro con tutte loro Credo nelle progettualità. Credo che un comune debba essere agevolativo nei confronti di chi presenti un progetto per la città che abbia ricadute occupazionali ovviamente importanti per il nostro territorio. E credo che fino ad oggi purtroppo questo non sia stato fatto. Molto spesso la burocrazia ha prevalso sul buon senso e ha dissuaso e scoraggiato molti imprenditori che avrebbero visto nell'opportunità di investire sul nostro territorio, che è meraviglioso dal punto di vista paesaggistico, ambientale, turistico, agroindustriale e tante altre possibilità. Eh, Potenzialità. ecco avrebbe avuto volontà d'impresa, però si è scontrato contro una burocrazia, una faragionessità una distanza anche tra il mondo di impresa e il mondo istituzionale che l'ha disilluso e che, la, eh, e che la gli ha fatto fare marcia indietro io vorrò creare dei tavoli di lavoro e vorrò favorire tutti quei processi di impresa che favoriscono le progettualità e che favoriscono l'ingresso anche di investitori esterni ma ovviamente privilegiando quelli interni sul nostro territorio perché io credo che attraverso la ripartenza dell'economia possa ripartire il Benessere, possa ripartire la bellezza, possa migliorare il coordinamento turistico e possa ripartire anche la nostra Grosseto. Senta le sue ricette, se ci sono, sicuramente cioè, le ricette ci sono sicuramente, eh, per il sociale, perché insomma, questa è una città che anche sotto questo aspetto sta vivendo un momento di difficoltà. Noi proprio sul sociale e sulla microedilizia e la rigenerazione urbana abbiamo un progetto che non parte da noi, cioè nel nostro programma è contenuto. Ma ultimamente ho partecipato ad un incontro dove appunto se ne è parlato anche in maniera, diciamo, esterna al nostro programma. Quindi c'è una certa condivisione. Il sociale è importantissimo, il sociale per Viva Grosseto è fondamentale, lo abbiamo dimostrato al nostro esordio, alla mia presentazione ufficiale alla Fondazione del Sole. Eh, è assolutamente un qualche cosa da. Da, da allontanare il pensiero che il centro-destra non si occupi di sociale, anzi secondo me è quasi più il contrario perché gli attacchi che io ho subito sulla mia persona, perché purtroppo anche la campagna elettorale a volte ha raggiunto dei bassissimi livelli di attacco personale, ecco, sono stato attaccato ad esempio sul mio aspetto fisico da persone che sventolano alta la bandiera del sociale, ecco questa è una cosa assolutamente negativa. Quindi noi abbiamo proprio anche a livello pragmatico già una progettualità, esistono i cosiddetti social impact bond, che sono i bond Etici, che sono que quelle obbligazioni emesse dagli istituti bancari. In Italia stanno partendo adesso, ma a livello di Scandinavia, Norvegia, Germania, Francia, America già ci sono da dieci anni: che permettono un'attrattività dell'investitore privato su un progetto che abbia funzionalità sociale e sia collegato, ad esempio, alla microedilizia. Parliamo dell'ex Garibaldi, lì potremmo costruire la casa della musica, potremmo attirare investimenti privati sotto forma di obbligazioni etici, ovviamente, avendo l'avallo di un istituto di credito che si dovrebbe mettere a disposizione e che dovrebbe. Eh, mettere una componente appunto del, della sua, del suo quadro finanziario a disposizione appunto del social impact bond sotto la supervisione di un ente terzo in maniera da attrarre investimenti, da poter rigenerare l'edilizia e urbanisticamente l'ex Garibaldi, poter inserire all'interno di esse delle zone, delle stanze dove attrarre giovani disoccupati, giovani disabili, dove attrarre giovani che coltivano ad esempio la passione per la musica e nel contempo attrarre investimenti dal privato e quindi non dal contribuente per poter piano piano ricostruire costruire a costo zero per il contribuente quello che è un patrimonio monumentale fondamentale per la nostra città e sul quale purtroppo abbiamo visto uno sperpero elettorale con la ricostruzione e la spesa di 70.000 euro del tetto che era assolutamente inutile perché esiste un problema strutturale e bisogna, come tutti voi sapete, partire dalle fondamenta per poi arrivare al tetto, non dal tetto per poi arrivare alle fondamenta. Eh, lo ha già un po' accennato, insomma c'è la città ma ci sono le frazioni. Ecco. Il, il ruolo che dovranno avere le frazioni determinante, il ruolo delle frazioni sarà determinante perché all'interno delle frazioni ho notato dei tesori ho, ho notato una grande sensazione di abbandono da parte appunto dei rappresentanti delle frazioni nei confronti dell'amministrazione comunale parlo di Marina di Grosseto, parlo di Principina di Monte Pescale, di Bategnano di Casele, parlo di tutte le zone che ho frequentato quindi questa mancanza di comunicazione è molto sentita in queste frazioni, ecco io ritengo che Marina e Principina possano rappresentare il fiore all'occhiello appunto della nostra, del nostro turismo e della destagionalizzazione turistica nella zona litoranea. Abbiamo un esempio ottimo a Castiglione, non vedo come mai Marina e Principina non possano viaggiare sugli stessi livelli. Quindi secondo me eh, la concentrazione delle nostre attenzioni a livello di coordinamento turistico, a livello di presentazione di un calendario degli eventi, a livello di presentazione entro però settembre di quella che è una programmazione per la stagione estiva senza arrivare a luglio come succede purtroppo a oggi. Ecco tutte queste misure serviranno a potenziare l'attrattività turistica, a ricreare popolosità. Vorremmo incidere anche a a livello fiscale su chi decidesse di stare aperto tutto l'anno e di vivere tutto l'anno all'interno di queste frazioni che purtroppo soffrono di grande depopolazione e desertificazione. Penso a Principina che fiscalmente gioca un ruolo molto importante essendo mo composta prevalentemente da seconde e terze case, il gettito IMU proveniente da lì è di oltre 2 milioni di euro, io prevedrei di canalizzare una percentuale di questo gettito per ripristinare la viabilità, l'illuminazione, il coordinamento, tante cose che sicuramente abbiamo abbellirebbero il quadro d'insieme perché noi bisogna rendersi conto che il turista tedesco non c'ha la nell'annaso, il turista americano o russo vengono qui hanno sì la sensazione della bellezza del nostro paesaggio però poi devono essere accolti da un infopoint o da un sistema strutturale di promozione territoriale in grado appunto di assecondare le loro esigenze, di veicolarli in tutti i territori che noi abbiamo che sicuramente non mancano in maniera molto più proficua e molto più attiva di quanto non sia stato fatto fino ad oggi. Sì, prima dell'appello finale al voto ecco una domanda a risposta breve, molti l'accusano di fuggire dai dibattiti, è così? Io questa la ritengo una. una mi viene a ridere. Allora, Io ho partecipato a sei dibattiti pubblici, l'ultimo dei quali ieri sera sulla sanità. Sicuramente la mia agenda è molto piena e lo dico chiaramente e provo chiunque a dimostrare che così non sia, cioè il contrario. Sto lavorando da otto mesi incontrando oltre 40.000 cittadini, associazioni di categoria, centri commerciali, negozianti. Il, io ho partecipato a, quelle, a quei dibattiti pubblici che mi sono stati presentati con un certo anticipo e che mi hanno permesso l'inserimento in agenda. Ad altri non ho potuto partecipare per concomitanze con altri eventi. Non mi sottraggo certamente al confronto pubblico, anche se ritengo che un confronto pubblico a otto candidati sia un po' dispersivo e sia tecnicamente difficile da portarsi avanti. Dovessimo andare al ballottaggio, cosa che non mi auspico eh, sicuramente, non mi sottrarrò a nessun tipo di, di confronto pubblico a due e anzi avrò l'occasione in, in quel mentre appunto di affrontare le varie problematiche con maggiore accuratezza e con maggiore profondità. Non mi sottrago a nessun confronto pubblico, ne ho fatti sei e, e ne farei altri sei se ci fossero le condizioni per poter rendere per il cittadino un servizio utile. Allora lascio a lei la telecamera per spiegare ai cittadini di Grosseto perché dovrebbero scegliere Anton Francesco Vivarelli Colonna come sindaco e la lista ovviamente eh, viva Grosseto. Dovrebbero scegliere mh, viva Grosseto, Anton Francesco Vivarelli come sindaco perché Anton Francesco Vivarelli eh, Colonna è l'unica persona che ha lasciato la sua vita a 46 anni, tutto quello che aveva fatto fino a quel momento in stand-by per dedicarsi anima e corpo ad un progetto rischioso, avventuroso ma altamente appagante dal punto di vista umano che ha con sé una grossa componente di amore, di passione e anche di professionalità. Non sono sicuramente l'ultimo arrivato, ho avuto esperienze imprenditoriali, di eh, presidenza di associazioni sindacali, di gestione anche di un centro fieristico, o provengo dal mondo del lavoro, sono l'unica vera novità degli otto candidati che comunque hanno, hanno in seno un'esperienza partitica o politica, sono l'unica vera novità, ho una grande coalizione che è stata di esempio per tutta l'Italia, abbiamo tanti progetti, abbiamo tante novità, abbiamo tanto entusiasmo, un entusiasmo giovanile che vogliamo mettere a disposizione del cittadino che ha bisogno di un vero e proprio cambiamento. Bene, io ringrazio Anton Francesco Vivarelli Colonna per essere stato con noi, aver presentato chiaramente la sua candidatura, ovviamente come a tutti, come a tutti eh, i candidati in bocca al lupo in vista del, delle elezioni e quindi eh, poi insomma. Tra pochi giorni sapremo chiaramente come saranno andati i risultati e se eh, ci sarà il sindaco subito oppure se dovremo ricorrere al ballottaggio. Grazie Anton Francesco Vivarelli Colonna e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ovviamente l'appuntamento è sempre alle prossime edizioni Pagina 9. Grazie e buona serata a tutti.